Una presa di responsabilità su una scelta non facile, ma al contempo frutto di sottovalutazioni ed errori evidenti, con messaggi sbagliati e cattivi esempi. Il giorno dopo l'ordinanza regionale che fa slittare il riavvio delle lezioni in presenza per le scuole superiori, uno dei primi commenti relativi alle decisioni della Giunta è quello del Partito Democratico, per voce del segretario del Friuli Venezia Giulia Cristiano Sciaurli, che una volta di più rimette al centro le priorità dei democratici, la salute dei cittadini e la sconfitta del virus. Se i dati ci dicono che la situazione in Friuli Venezia Giulia è drammatica, è bene esserne conseguenti e assumersene le responsabilità. Però chiediamo due cose. La prima è coerenza. Le stesse persone che oggi chiudono le scuole ancora per un mese sono le stesse che andavano in piazza a manifestare contro la zona arancione e contro le chiusure serali. La seconda cosa che chiediamo è finalmente di essere coerenti fino in fondo. Ovviamente, se noi chiudiamo le scuole per un mese, non possiamo pensare di essere quelli che aprono le altre attività prima degli altri. Giustamente e probabilmente non apriremo gli impianti sciistici, non apriremo altre attività economiche, perché la situazione in Friuli Venezia Giulia e in Veneto è difficile, per non dire drammatica. Sempre nel campo delle opposizioni, il commento del Movimento 5 Stelle è affidato al consigliere Capozzella. Fedriga ha la stessa attenzione, ha la stessa accortezza quando deve decidere se gli impianti sciistici, per esempio, riapriranno o meno il 18 gennaio? Io credo che nella testa del presidente di questa regione ci sia un doppio pesismo, una tattica e una strategia politica prese non in virtù della reale situazione del Friuli Venezia Giulia, ma prese decisioni prese in qualche segreteria di partito. Critico infine anche il gruppo consigliare di Patto per l'Autonomia. Il capogruppo Morrettuzzo commenta affermando che rimandare la riapertura delle scuole superiori a febbraio è una sconfitta per tutti, sottolineando come a pagare il prezzo più alto della pandemia continuino ad essere i giovani, perché spostare ulteriormente la ripresa della didattica in presenza, secondo Morrettuzzo, rischia di impattare gravemente sulla loro formazione e crescita emotiva.